Bene amiche, bene amici e ben ritrovati in un nuovo video di Fabio in Movimento. Mi trovo a Milano in questo momento, nello specifico a Cambiago. Oggi ho delle sessioni, poi parto perché pomeriggio, ore 16:30, sono ad Assago ad un evento di presentazione, quindi vi aspetto numerosi e in questo video sinteticamente vi voglio portare alla luce una cosina che riguarda il numero 15, aspetto numerologico e non solo. Voi sapete che i numeri contengono un sacco di informazioni, quindi vederli spesso possono dare queste delle belle informazioni, cioè è come dire la matrice attorno a me, l'inconscio mi sta comunicando su cosa devo stare più attenta, più attento d'ora in avanti. Ebbene, il numero 15 ha tanti significati. Io farò accenno solo ad una variante tra tante del numero 15 e io dico sempre è come una moneta, c'ha due lati, due facce, quella bella e quella brutta. Ok, il lato brutto qualcuno potrebbe dire negativo, non esiste. In realtà esiste come aspetto su cui dobbiamo lavorare, ecco, vediamola così. Qual è questa parte associata al numero 15? Allora, voi sapete che il mio punto di vista è penso anche un punto di vista ben diffuso tra tutti voi, è che noi ereditiamo quello che è un quoziente di merito, cioè il diritto alla gioia, il diritto a cogliere opportunità, il diritto al benessere economico, fisico, sentimentale, dalle ultime due generazioni. Non che le altre generazioni non c'entrino niente, ma io lavoro soprattutto, per chi mi conosce, su queste ultime, zii, cugine, inclusi. Ora, il vissuto di tutti questi condiziona il mio presente, il mio passato, anche se vogliamo il mio futuro. È vero che ci possiamo fare dei bei lavori, però il video di oggi vuole essere orientato a come migliorare il livello, il quoziente di passione, di opportunità di vita nel lavoro, sentimentale, dicevo, di ognuno di noi e per i nostri figli. Il numero 15 ce lo insegna. Il numero 15 dice: tu hai ereditato questo diritto alla gioia in ragione di tutta una serie di fattori, ma quello su cui voglio parlare io oggi è la rabbia. La rabbia, che è associata tantissimo al numero 15, e per chi vuole approfondire un pochino, il 16, che è il numero successivo, è l'esplodere di rabbia, per esempio, condiziona il diritto alla passione dei discendenti. Cioè, cosa significa? Che se i nostri avi erano arrabbiati, vi assicuro che la rabbia non è quella che si manifesta appunto, ma è quella provata dentro, tipo il nonno che da bambino si sentiva arrabbiato con la madre perché preferiva il fratellino, perché lo trascurava, milioni di cose, cose che sono andate nel dimenticatoio o per un'eredità che è stata spartita male. Sapete, tante sono le possibilità che ci stanno all'interno di questa parola. Ebbene, più questa è grande, questa rabbia è grande, più noi abbiamo una probabile perdita di opportunità, di quella che è la parola merito, passione e opportunità. Bene, il fatto è che, e qui arriviamo al dunque, tu con la tua rabbia, mi permetto di dire, stai condizionando il livello di passione, di merito e opportunità dei tuoi discendenti. Se tu hai figli, ma non solo, hai progetti, questi rimarranno condizionati. Perché ho detto figli e progetti? Perché nell'inconscio, diciamo nella struttura arcaica del cervello, non è proprio la stessa cosa, ma fatemela passare, ci sono delle cose che non si distinguono tra loro. Esempio che faccio sempre durante le serate, quasi sempre. Immaginate per un attimo i rituali voodoo, brutta cosa. Prendono un bambolotto, ci infilzano gli aghi e quel bambolotto rappresenta un qualcun altro. È un po' il concetto alla Jodorowsky, per chi lo conosce, l'atto psicomagico. Cioè non c'è differenza tra un oggetto, un bambolotto in questo caso, e la persona che questi rappresenta, soprattutto se magari ci scrivono il nome e via dicendo. Cosa succede? Che i nostri progetti sono visti, le opere, le attività sono viste come delle creazioni, quindi più ti arrabbi, più sei arrabbiata, arrabbiato nella vita, più i tuoi figli rimarranno condizionati e se non hai figli le tue opere,
i tuoi progetti, rallenta tutto. Qual è il mio invito? Smettiamola di arrabbiarci. Sfoghiamoci in certi momenti quando non ce la facciamo più, perfetto, ma osserviamoci e chiediamoci perché. Osserviamo i nostri muscoli, come si muovono, come si contraggono. Osho diceva una frase, la riassumo, ma non è proprio identicamente così, e ho avuto modo di dirla in un altro video tempo addietro. Vuoi uccidere una persona perché sei arrabbiato con questo? Prendi in mano l'arma. Vai verso questa persona convinto di ucciderla. Ma mentre lo fai, osserva ogni tua microemozione, contrazione muscolare, aggiungo io, e vedrai che mollerai l'arma a terra. Perché? Perché ti accorgi che sei dentro uno schema che ti sta condizionando, risvegliando i tuoi istinti, che molto spesso neanche ti appartengono, voglio dire. È tutto un mondo sotterrato di generazione in generazione. Quindi il mio invito è: arrabbiati, ma in modo consapevole. Pronto per la giornata. Vediamo se riesco a fare un nuovo video anche più tardi, ma eventualmente ci vediamo domani. Vi aspetto ad Assago. Un abbraccio da fabionezzac.net.